Al via la terza edizione di Passaggi Digitali, la rassegna online promossa da Passaggi Festival che precede la manifestazione in presenza in programma a Fano dal 20 al 26 giugno. Già in calendario le prime due date delle dirette Facebook, si parte domani alle ore 19. Brigida, chi sarà il primo protagonista? Allora, cominciamo martedì 25 gennaio con Pablo Trincia, che sarà il nostro primo ospite. Ci parleremo con lui del suo ultimo libro, uscito proprio pochi giorni fa per Einaudi, romanzo di un naufragio, Costa Concordia, una storia vera. Pablo Trincia è un inviato e autore per la carta stampata, la TV e il web, ed è uno dei podcaster più famosi in Italia. Suo è il recentissimo podcast appunto sulla tragedia della Costa Concordia, Il Dito di Dio, ideato e realizzato da Cora Media e in questo momento campione di ascolti su Spotify. Noi parleremo del libro che riprende il tema della tragedia della Costa Concordia e con la capacità di raccontare quelle voci di un mondo che affonda, facendoci entrare proprio nelle piccole storie, piccole ma significative storie che compongono quella storia grande, quella grande tragedia che è stato il naufragio della Concordia. Invece il 22 di febbraio sarà la volta di uno dei giornalisti più noti della TV. Di chi si tratta? Sì, il 22 di febbraio avremo nostro ospite Paolo Del Debbio. Il libro è Le 10 cose che ho imparato dalla vita, edito da PM, ed è un racconto a tutto tondo del giornalista, appunto. Probabilmente è la prima volta, diciamo, che Del Debbio si misura con un racconto, diciamo così, personale. È un libro che è un distillato di esperienze e personali e di riflessioni, dal racconto di suo padre deportato in un campo di concentramento, alle sue esperienze in seminario, ai primi approcci col mondo del lavoro. Un racconto che in qualche modo narra gli ostacoli che tutti in qualche modo abbiamo, no, superiamo nella vita, senza arrivare al traguardo, senza arrivare alla soluzione del problema, ma semplicemente cercando di piano piano diventare noi stessi, insomma. Le dirette Facebook saranno trasmesse in contemporanea, oltre che sulla pagina di Passaggi Festival, anche su quella di Librerie Coop e di Visit Fano. Tutti gli incontri sono coordinati e condotti da Annarita Briganti, giornalista, scrittrice, saggista e opinionista. Annarita, qual è il filo conduttore di questa terza edizione? L'unico filo rosso, un filo rosso molto importante, libri belli. Devi sapere che tanti nostri colleghi si lamentano che non escono libri belli, il che è incredibile, perché io su 70.000 uscite all'anno ne trovo tantissime che mi appassionano, che sono un pugno nello stomaco, che mi rivoltano, che mi danno nuove prospettive. Quindi questo è il filo rosso di Passaggi Digitali 2022. Durante i momenti più difficili della pandemia la lettura ha aiutato tante persone, dunque un settore, quello librario, che non si è mai fermato, è così? Sì, non si è mai fermato, in primis per la forza dei libri, che davvero non ci fanno mai sentire sol con l'asterisco, come piace dire a me. E un'altra cosa che ci ha aiutato è quello che noi stiamo facendo ora, la tecnologia. Io sono a Milano, tu immagino che sia a Fano, eppure riusciamo a parlare, così come accadrà negli incontri digitali aperti a tutti, gratuiti. Ho anche comprato un faretto che entro martedì 25 gennaio spero di riuscire a montare per avere una luce migliore, e tutto questo ci renderà queste sere più calde. Spero di fare compagnia a tutti e a tutti con domande appassionate e anche scomode.